questa mostra, Rosa Montoni Mussolini, la donna, la maestra, la madre, 1858-1905, è stata curata da me, Franco Di Milio, e dall'architetto Giancarlo Gatta su richiesta delle suore Orsoline, che volevano celebrare i loro 90 anni di permanenza e attività a Predappio, al servizio dell'infanzia e di altre attività ricreative e formative, anche con una manifestazione che avesse una caratura, diciamo, culturale. E la caratura culturale l'abbiamo trovata in quella che è la missione delle suore Orsoline, cioè essere al servizio dell'infanzia, tutelarla, difenderla, quindi dando una testimonianza, questa è la loro missione, di amore materno, aggiuntivo magari dell'amore genitoriale che ogni bambino, di cui ogni bambino è beneficiato. Questo è stato il punto di partenza. E siccome l'asilo per tanti anni affidato alla cura e alla gestione delle suore Orsoline fu inizialmente intitolato a Rosa Montoni, la madre del futuro capo del governo, abbiamo voluto quindi ripercorrere una storia che è di amore materno, ma è anche la storia di una donna che crede nel suo lavoro, quindi è un po' una precorritrice anche dell'emancipazione femminile, il che non guasta sicuramente, considerando soprattutto i frangenti storici in cui questo si collocava, che vive intensamente la sua vita quindi di donna, di madre, di insegnante, in una esistenza tutto sommato breve dal 1858 al 1905, quindi non conoscendo quella che poi sarà la, diciamo, vicenda del nostro paese attraverso il governo fascista. In questo senso, voglio dire, la madre ben conosceva i propri figli e in modo particolare il suo benitone, così lo chiamava Federico, perché non è partecipe direttamente di quelle vicende. Conclude molto prima la sua esistenza. Sicuramente un altro aspetto che abbiamo voluto mettere in rilievo e che non è un caso che quando c'è l'esordio del governo fascista il governo debutta in un certo senso proprio nell'ambito della tutela dell'istruzione, della formazione, la cura dell'infanzia, perché voi pensate che solo nel 23, per esempio, un anno, nemmeno un anno di distanza dalla salita al governo, e viene fatta la riforma globale dell'istruzione in Italia, la riforma Gentile, 1923, che è durata molti anni anche in regime repubblicano. Io stesso, che sono del 51, ho vissuto, studiato in un ambito della riforma Gentile, dove ancora c'era l'esame di quinta ginnasio, che era peggiore forse della maturità, per andare e via dicendo, c'era la distinzione tra scuola tecnica o commerciale o proprio industriale, e già fare la scuola media inferiore era qualcosa di elitario. Quindi la riforma Gentile, ma soprattutto si avvia un processo di riorganizzazione dell'istruzione cercando di contenere quello che era una posizione predominante, ma non voluta per tanti aspetti, del mondo cattolico. Molte scuole erano gestite esclusivamente dal mondo cattolico. Bisogna dire che per fortuna c'era il mondo cattolico che sopperiva quella che era stata una grave lacuna del regno. E se poi nello specifico di Predappio il 30 agosto 1925 si pone la prima pietra di Predappio nell'asilo Santa Rosa e contemporaneamente nell'edificazione la prima pietra di Casa Becker, voi capite che l'indirizzo è chiaro: favorire, tutelare l'infanzia e favorire la un altro servizio sociale, quello alla casa, tema ricorrente nella storia italiana. Mi ricordo gli anni 70, sono stati terribili in tutte le città. Quindi questi sono i due interventi. Questa mostra poi ha un altro aspetto che mi preme mettere in rilievo, perché tocca da vicino poi anche e soprattutto il territorio qui, non solo predappiesi ma anche limitrofo, nel senso che questa è una mostra che si avvale di materiali inediti, materiali che di natura, diciamo, più prettamente documentaria, quindi carte, fotografie,
e perché no anche del materiale bibliografico veramente sconosciuto. Da dove proviene questo materiale? Questo materiale proviene dal collezionismo privato. E allora, accanto a delle foto che afferiscono ancora alla collezione Franco Nanni di Predappio, collezione che ho avuto l'onore di curare e proporre perché fosse la prima collezione fotografica storica sul fascismo privata, ripeto, riconosciuta dallo Stato interesse storico nazionale. E questo è importante, perché si è rotto anche un tabù, se me lo consentite. Quindi questo, anche per questo lo dico con soddisfazione, come è stata una soddisfazione di questa mostra poi realizzare quella bellissima fonte documentale fotografica che ho curato insieme all'architetto Gatto, che è Predappio al tempo del Duce, che è appunto una summa parziale, diciamo, di quello che è il patrimonio custodito da Nanni. Quindi un collezionista predappiese. Ma c'è del materiale importante, quindi per esempio di Nanni, vedete, questa è un'ultima acquisizione, una fotografia importantissima, una delle ultime immagini di Rosa Valtoni sullo sfondo dei suoi alunni. È una donna sofferente, vedete la postura, lei che con la mano sinistra trattiene il braccio destro. È la classica postura tipica delle persone che hanno una malattia neurodegenerativa, quindi del sistema nervoso. Poi qui gli storici, chi parla di una meningite fulminante, non tralasciamo che siamo in un'epoca dove c'è pressoché l'assenza degli antibiotici, quindi il meningococco colpiva duramente a qualunque età. Qualcuno invece sostiene che sia morta, sì, per i postumi però di un'affezione neurologica, forse dovuta anche al fatto di una meningite non propriamente acuta, quindi lei ne era uscita fuori, ma è evidentemente debilitata. Qui materiale fotografico della collezione Nanni, ma un importante contributo è venuto anche dall'archivio di Arnaldo Mussolini, custodito a Palermo, a frazione di Mercato Saraceno, depositato appunto a Villa Bondanini, che Arnaldo Mussolini frequentava avendo sposato un'Augusta Bondanini, e lì era rimasto un archivio, un archivio che avremmo rischiato di perdere, e lì un po' come un pronto intervento, ci scherzo un po' sopra, siamo arrivati io e Gatta, pronto intervento, l'abbiamo catalogato, inventariato, proposto alla sovrintendenza. Come vi dicevo, anche questo archivio Arnaldo Mussolini è stato riconosciuto di interesse storico nazionale. Quindi quando lo Stato funziona, perché è affidato a dei buoni dirigenti, in questo caso parliamo di una donna, Elisabetta Rioli, sovrintendente ai beni archivistici e ai beni bibliografici dell'Emilia Romagna, lo Stato funziona bene e nel giro di almeno 2 anni ha portato a compimento il riconoscimento di 2 archivi che a questo punto devono svolgere la loro funzione di approfondimento, di illustrazione di un periodo storico del quale più si sa e meglio è. E dall'archivio Arnaldo Mussolini, attenzione, voi vedrete in mostra parti dello scritto originale dell'unica biografia di Rosa Valtoni, pubblicata poi nel 1928, e questo è il manoscritto, il dattilo scritto ad opera di Virginia Benedetti, che è stata una famosa pedagogista, è morta negli anni 70, nata a Cesena, in realtà si chiamava Assunta D'Altri, ma si usò come pseudonimo il nome della madre per talune vicende poco gradevoli nelle quali il padre era rimasto coinvolto. E questa pedagogista, che ha scritto anche molto per l'infanzia, oltre che su temi religiosi, è stata, diciamo in un certo senso, cioè la biografa ufficiale di riferimento per quanto riguarda Rosa Maria Mussolini. E dopo Gatta, quando vi illustrerà la differenza tra il testo edito e il testo originario del tiro scritto, perché aiuta molto a capire anche la vicenda di questa donna sotto il profilo del rapporto con i figli e del rapporto anche con i genitori. Bene, tornando alla nostra Rosa Valtoni, mi preme anche considerare che Rosa Valtoni è una maestra, d'accordo, non esistevano gli istituti magistrali. Come si nel Regno d'Italia bisognava avere il conseguimento di una scuola inferiore, che poteva essere una scuola media o una scuola commerciale o una scuola di alto indirizzo. A Roma, per esempio, esisteva una scuola che formava, da un punto di vista delle ragazze,
e addirittura era una scuola media, quindi inferiore, che le formava da un punto di vista della conduzione della casa, quindi saper leggere, computare, tutto quello che volete, sapere di storia, di geografia, questo era. Però le orientava verso, se mi passate l'espressione, un ruolo di madre, di compagna, un ambito familiare. Scusi, era la scuola complementare, se non... Scuola complementare, detta anche complementare, esatto, perfetto. Anzi, è questo il termine, scuola complementare. Scusi. Con la scuola complementare si poteva adire a una di quelle scuole di formazione per l'insegnamento. Tanto più che il problema dell'insegnamento era gravissimo, perché noi abbiamo avuto, non solo sul territorio pesapese, ma in tutta Italia, un tetto dal 70-70% di analfabetismo. Oggi magari abbiamo l'analfabetismo di ritorno per un diplomato, per un laureato, perché c'è anche questo nel comportamento della società moderna. A quell'epoca c'era proprio il cosiddetto analfabetismo, proprio che emarginava del tutto da quello che era la partecipazione alla vita pubblica. Quindi sicuramente Rosa Maltoni, con la scuola complementare, ha frequentato una di queste scuole, avvalendosi, in virtù della legge Coppi, della legge Casati del 59, di due cose. Cioè, per frequentare questa scuola occorreva una sorta di credenziale che veniva fornita dalle curie. Quindi sicuramente Rosa Maltoni ha beneficiato di una credenziale che faceva fede della sua buona condotta, tutto quello che volete, civile, morale, e questo era essenziale. Tanto più, qui ci aggiungerei, che la cosa era maggiormente richiesta, questa era, la pensiamo all'epoca, altamente discriminante nei confronti della donna che voleva accedere alla professione di insegnante. Quindi, alla base, con la scuola complementare che aveva approfondito le conoscenze della scuola elementare, la Maltoni nel 76 riesce a essere una maestra, diciamo, finita nelle sue possibilità di insegnamento. Troverete che il suo primo incarico lo svolge proprio nel 76 presso la tesi di diploma della frazione di Bocconi, comune di Portico di Romagna. Però è importante che nel 77 partecipa a un concorso del comune di Predappio, quindi consegue la cattedra, si direbbe oggi, a Predappio. Piccola cosa, si tratta naturalmente di andare a insegnare in classi pluriclassi, dove c'era un po' di tutto. C'era bambini, che magari la sua era una classe mista, bambini della prima, della seconda, della terza. Attenzione bene, Rosa Maltoni era abilitata all'insegnamento dalla prima alla quinta elementare. Perché i maestri c'erano due tipi di patente, patente regia per l'insegnamento, una dalla prima alla seconda, l'altra dalla terza alla quinta elementare. La Maltoni, attenzione bene, nel 77, non solo il 77 è l'esordio della maestra a tutto titolo perché non è più supplente, ma è l'esordio di una donna che va a insegnare nella nuova legge Coppino, che porta lì gli anni di scuola, l'obbligo scolastico dalla seconda alla quinta elementare. Quindi nel 77 si applica la legge Coppino, il Regno d'Italia porta l'obbligo della scuola elementare dalla seconda alla quinta elementare. E vedete, poi intanto la vicenda dell'insegnante si unisce alla vicenda della donna, quindi alla vicenda dell'incontro con Alessandro Gaspari Mussolini. Prima si uniscono con un rito religioso, il 25 gennaio del 82, il matrimonio. Poi il 5 marzo dello stesso anno c'è il rito civile. I documenti praticamente attestano quest'unione sotto il profilo religioso e sotto il profilo civile. Da questo matrimonio i tre figli, Benito, Arnaldo e Edvige, e nel materiale fotografico vedete che c'è un Benito Mussolini dai Salesiani a Faenza, siamo nel 1892,
C'è un giovane Arnaldo Mussolini alla scuola elementare di Mendola. Questo è il Palazzo Marano, perché? Perché a un certo punto l'insegnamento predacchio prima lo inizia qui nella casa di Costa Marano. Al piano terra c'era la scuola, sopra c'era l'alloggio di servizio, perché gli insegnanti avevano diritto a un'indennità più all'alloggio di servizio. Per fortuna, per Predacchio c'è un incremento, diciamo, nel processo di educazione, scolarizzazione. A un certo punto il comune trasferisce come sede delle attività scolastiche a Palazzo Marano. Questa è la sua forma originaria prima degli interventi di restauro che lo rendessero compatibile con il nuovo disegno architettonico e urbanistico della città. Sempre abitava qui e qui sempre conduceva la sua attività di insegnante per una classe, per una pluriclasse. Ora, Rosa Maltori non solo dà l'idea, suscita l'idea, l'impressione di credere fortemente nel suo lavoro per se stessa, anche come per la sua emancipazione, ma crede nella sua attività e crede nell'istruzione come valore anche di emancipazione per ciascuno di noi, soprattutto per i figli. E il suo cuore di madre trapela molto bene da queste tre lettere. Il 20 settembre del 95 scrive al prefetto di Forlì, Giovanni Alfazio, chiedendo informazioni come ottenere dei sussidi, una borsa di studio per mantenere il figlio dentro alla legge a scuola normale di Forlì. Qui entriamo, abbiamo la possibilità di ritornare sul tema della scuola e ricordare che Benito Mussolini conseguì la scuola tecnica commerciale, dopo, quindi la sua scuola complementare fu quella, e dopo andò alla regia scuola normale di Forlì Povero, che era diretta da Alfredo Carducci, fratello di Giuseppe, che lo prese in simpatia questo ragazzo molto mutevole, ma non affatto certo, molto maturo, che alternava magari scatti morali, però ha una capacità riflessiva non indifferente. E quello che vi dico, non lo dico per propaganda, ma lo dico perché c'è uno scrittore che è stato un grande giornalista del Resto del Carlino, oltre che un commediografo di caratura internazionale, un certo Alessi, che è stato compagno di scuola, il nome ora mi sfugge, mi pare Mario Alessi, comunque, che è stato compagno di scuola di Benito a Forlì Popoli, alla Regia Scuola Normale, e l'ho conosciuto quindi da vicino, e così lo descrive in questa, nei suoi reportage, l'ha descritto più di una volta. Ecco, quindi Regia Scuola Normale, che prende la patente il nostro Benito per l'insegnamento di tutto il quinquennio, dalla prima alla quinta elementare. Quest'altra invece è una lettera del 2 agosto 900, del 1900, dove Rosa Maltori chiede all'arciprete di Predacchio di intervenire presso il tale commendator Pasqui perché faccia un intervento perché al figlio Arnaldo sia consentito di ottenere un sussidio per la frequenza della scuola agraria di Cesena, perché Arnaldo Mussolini è stato un buon agronomo, anzi è più che buono, di eccellente qualità, e ha saputo questa attività la svolta anche con profitto, oltre al fatto che forse molti non ricordano più che Arnaldo Mussolini comunque è stato anche segretario comunale e l'ha esercitato nel Friuli questa attività. E ancora una lettera, Rosa chiede sempre al ciprete Predacchio di poter rimandare il pagamento di un prestito, perché dice testualmente non ho un soldo. Io a questo punto mi fermo, lascio all'architetto Gatta di illustrarvi i successivi pannelli entrando in alcuni dettagli che sono davvero interessanti. Scusi, il marito di Rosa Maltori che cosa faceva? Che cos'è? Non sfuggito. È un artigiano. Guadagnava abbastanza. No, diciamo che guadagnava anche, poi come adesso vi illustrerà l'amico Gatta, quello che guadagnava spesso non lo utilizzava per il bene della famiglia, diciamo,
ma per amici che approfittavano della sua generosità. Buongiorno. 1905, l'anno in cui appunto morì Rosa Mantoni, Benito era soldato in Friuli, riesce ad essere avvisato e riesce ad arrivare, diciamo, in tempo, vedere ancora di Arnaldo in Svizzera e non si riesce a confrontarlo in tempo, non ha ancora il visero con la mano. Quindi, morendo, si decise di seppellire, di fare appunto di murare il cimitero di San Cassiano in Pennino, che è poco fuori Predappio, e abbiamo riportato sia la sua immagine con la lapide scritta tra mani dai fratelli, e queste sono alcune immagini degli anni 20, ma non c'erano stati fatti interventi, quindi possiamo immaginare fosse la situazione di quando appunto fu sepolta la madre. C'è anche la foto del primo ritorno di Benito Mussolini con il fratello Arnaldo e la moglie del 1923 di aprile, che appunto decisero appunto di fare, di andare a rendere omaggio alla madre, perché da allora non era mai più tornato in maniera ufficiale a Predappio. Come diceva prima Franco, ha anticipato, il 30 agosto 1925 si fonda Predappio e va al centro della cerimonia proprio la fondazione di questa chiesa qui. In realtà non cominciò nessun cantiere, perché appunto poi si dovevano avviare anche degli aspetti amministrativi. E l'affetto dei figli si nota anche del fatto che chiesa di interessare sia la scuola elementare che l'asilo proprio Santa Rosa. Quindi sappiamo che appunto c'è una biografia pubblicata, non ne abbiamo trovate altre, però Rosa Mantoni appunto del 28, ma la cosa particolare è che di questa biografia non fu pubblicata immediatamente e Arnaldo e Benito in un interscambio epistolare ne parlano, cioè Arnaldo scrive a Benito dicendo ho un dattilo scritto di Virginia Benedetti su Rosa Mantoni, chiede al fratello se pubblicarlo o meno. E il fratello non nega la possibilità di pubblicarlo, scrivendo anche: è tempo di lasciare in pace i nostri morti. Ne parla anche, ne parla di questo dattilo scritto del 32, quando appunto sistema il capo di Arnaldo morto nel dicembre del 31, proprio nel libro Vita di Arnaldo, prende questo dattilo scritto. Caso voluto particolare, che l'archivio di Arnaldo nel 2017, grazie al sindaco, sindaca, decidete voi come preferite, decide di farlo visitare aprendolo col file. Poi, per varie attività, curiosità anche personale, ho conosciuto la famiglia Bondanini, ho potuto aver modo di così guardare i cartelli che in realtà sono ancora contenuti, e nell'inventariazione fatta abbiamo trovato il dattilo scritto originale di Virginia Benedetti. Un documento straordinario che se riuscì solo a fotografare, perché appunto le carte sono molto logore, però è perfettamente leggibile. Quindi abbiamo fatto un lavoro di verifica fra il testo pubblicato e il dattilo scritto. Abbiamo notato che è stato modificato. Appunto, la prima cosa che è saltata all'occhio è che la madre lo chiamava Benitone, non Benito, e questo nella pubblicazione è stato cassato, è stato portato il solo Benito. Ma le modifiche più sostanziali si hanno nei confronti del giudizio della figura del padre. Virginia Benedetti ne parla come di una persona molto dedita alla politica e, fra virgolette, un po' meno alla famiglia, una persona anche dura, una persona con i rapporti con i figli non sempre così amorevoli come di fatto invece è stato pubblicato, e addirittura alcune frasi sono state proprio completamente cassate, tipo i genitori di lei brontolavano ma ella soffriva facendo, che non è una frase così banale. E di fatto è vero che iniziò questa forma di reverenza, di attenzione nei confronti della madre, cominciarono anche dei gesti. E sia il dattilo scritto che la parte pubblicata si concludono con questa citazione del fatto che le donne di Ragusa portano questa lampada votiva alla tomba della madre del 27 ed è ancora presente nel cimitero. Ma al di là appunto di queste iniziative nei confronti della madre, di quello che furono un po' delle processioni un po' più volteali, un po' più ampie, si avranno dal 32, quando in realtà sia il babbo che era sepolto al cimitero di Forlì che la madre che era già sepolta vennero tumulati entrambi nel famiglia di famiglia, quando fu completato la ristrutturazione e il rifacimento del cimitero di San Cassiano in Pennino. Quindi è dal 32 questa, diciamo, attività che chiamavano
processioni, cominciare in maniera un po' più evidente. E sappiamo che in Italia sono state intestate tantissime scuole a Rosmaltone, penso delle migliaia, non c'è un censimento. Esatto. A Forlì sapevamo piani della stazione, quella che adesso è la via Amici, si fu intestata a Rosmaltone, per la più alta, e nel 1936, per concludere un po' la carrellata, ci sembrava degna di nota perché questo edificio qui è stato immaginato e pensato nel 1927. Allora era incaricato questo straordinario personaggio, architetto florestano di Fausto di Roma, che fu appunto così inserito nella progettazione di Predappio dal barone Marchese, appunto, poi Paolucci e Carli, ed è il primo edificio che Florestano di Fausto progetta interamente lui, mentre sugli altri è intervenuto in corso d'opera, quindi sono pochi gli edifici fatti da lui. Ed è di una straordinaria modernità, ha dei dettagli incredibili, è indubbiamente l'edificio più ricco di Predappio per rifiniture, per i decori, ma anche una straordinaria modernità. È l'approccio quello del villino, ma della romanità riconoscibilissima, perché l'altana, questa parte centrale, che non è una torre, è proprio l'altana romana, ha questo sapore romano evidente. Tenete conto che le finestre quadrate, a parte il palazzo di Colonia Pienza, faccio un esempio, sono il logo dell'Università di Architettura di Cesena di Aldo Rossi, ma nel 27 Florestano aveva già fatto. Tra l'altro ci sono questo uso del mattone facciavista che fa cornici, praticamente Florestano riesce con materiali molto semplici, il mattone, a creare delle proprie texture, per cui la parete sembra disegnata, in realtà è un uso sapiente del mattone. Poi la modernità dov'è? La doppia facciata della chiesa, il mattone con una staccata, questi elementi. E inizialmente c'è il progetto originale, era proprio immaginato esclusivamente come scuola, quindi un'aula per le femmine, un'aula per i maschi e la chiesetta. Nel 28 si paventa l'ipotesi che a Predappio arrivino le suore rossoline e immediatamente viene progettato l'ampliamento, che era parte retrostante, di cui ci abbiamo trovato i progetti originali, e c'è appunto il piano terra del refettorio e al piano primo le stanze per le suore con anche un guardaroba. Però l'edificio, come dire, è rimasto nella sua composizione molto bilanciata e molto equilibrata. Concludo con pochi accenni su quelli che sono degli elementi di preziosità. Uno è la Madonna del Fascio, molto discussa, ma guardiamola come opera d'arte, non tanto come quel che vuole rappresentare per chi lo legge. Di fatto è un'opera composta da quasi 400 formelle, un azulejos portoghese, è un'antipica forma d'arte antichissima, forse la più nobile che si abbia in Portogallo. Proprio la particolarità è costituita da che si usavano delle formelle in cotto, poi appunto maiolicate, e con queste si componevano o delle cornici delle porte o dei veri e propri quadri. Siamo così, e questo è enorme perché più di 3 metri per 3 metri. E appunto fatto tra l'altro da Leopoldo Battistini, italiano, che si era trasferito insieme appunto ad un portoghese. Poi abbiamo la straordinaria Barbara di Libro, che viene appunto dalla Galleria Palatina di Firenze, di scuola raffaelesca, e c'è chi ha azzardato anche cose un po' più alte, ma io non mi sbilancerei. E che qual è il riferimento? La Madonna del Libro è un chiaro riferimento alla madre insegnante, per cui l'immagine della Madonna che legge qualcosa al bambino è chiaramente legato, forse anche a un ricordo personale, di essere stato sulle ginocchia della madre. E l'ultimo, sottolineiamo, è la statua di Rosa Maltoni, Santa Rosa da Lima, sono due Sante Rose, una da Viterbo e una da Lima. Sono tutte due mistiche, morte giovanissime. Si scelse Santa Rosa da Lima per il legame col Messico, riunito Juarez, per cui ci sono questi legami. Ed è un'opera straordinaria, a mio avviso, forse quella più preziosa, non tanto dal punto di vista economico, ma dal punto di vista del significato. Fu donata dai tre fratelli, comprata dai tre fratelli Mussolini, Arnaldo, Benito ed Edvige, regalata nel 29 alle suore per abbellire la chiesa. È in legno. Ed è scolpita anche questa da Boifara, che ha sempre lavorato sul bronzo e sulla pietra, per cui la scelta del legno come materiale molto semplice, ha un
un significato chiaramente legato alla loro storia, alla loro semplicità, alla territorialità, e quindi e tra l'altro ha un diametro importante. Non si trovavano tanti tronchi, sembra così banalmente, così importante ai tempi del 29, e si narra sia di pero, per cui immaginate anche il significato della pianta fruttifera. E una cosa che mi ha sempre colpito da quando l'ho visitata è che non ha nessun segno di ammaloramento tipico del legno, non ha spaccature. Di solito il legno è materiale vivo, per quanto tagliato, perché soffre, si vivisce, insomma, si impregna. E normalmente i legni così importanti crepano, si spaccano col tempo, perché tarli, ci sono tante, ma questa qui è incredibilmente intonso. Grazie. Un applauso veramente agli architetti Gattoli e al professor De Miglio. Complimenti, grazie di questa. Complimenti, grazie di cuore.